Buonasera, bentornati, bentornati a Revolution, a questa Revolution che ha come titolo in sé questo pregate per me. C'è qualcuno che arriva, riempie il nostro studio, si racconta e chiede una preghiera. È una cosa strana, è una cosa insolita, è una cosa normale. Scopriamolo insieme e scopriamolo insieme all'ospite di questa sera. Un calciatore. Un vero calciatore, come mi hai detto subito? Maurizio Schillaci. Maurizio Schillaci, però la prima cosa che mi hai detto è ex. Cioè tu eri un calciatore, ex calciatore. E oggi chi sei? Oggi ho 54 anni, mica tutti possono giocare a questa età. Tu sei a parte stato... che io mi sono fatto male già quasi 30 anni. E da lì, dalle stelle alla stalla. Dalle stelle alle stalle, quindi Maurizio Schillaci, che è stato un grande calciatore e, negli anni 80 più o meno, e, già ci dice che c'è stato un periodo di stelle, di luce, che però è sceso. Arriviamoci. Mi racconti del tuo essere giocatore, di cui, cioè, possiamo tornare un po' su un campo? Qual è quello, qual è lo stadio che ti ha più coinvolto, appassionato? Ma, un'azione, un gol, quello che è proprio il tuo? Io di ricordi belli c'ho nell'Icata, perché lì ho avuto il boom calcisticamente. Ho fatto 3 anni alla grande, non mi sono mai fatto male, correvo come un pazzo e per fermarmi mi dovevo sparare. E dopo, sei stato quando, nella Lazio, quando ho toccato il cielo con un dito, quando sono andato a Roma, e lì mi sono fatto male. La vigilia di Capodanno, esattamente. Tu ti sei fatto, cioè arrivi alle stelle, no? Tocchi le stelle e quindi il cielo, come dicevi tu, con un dito. Che vuol dire per un calciatore? Perché noi abbiamo un'idea. Il massimo. No? Cioè? Il massimo. Intanto sono andato a Roma, cioè all'Olimpico. Partendo da? Dalle pecore, stavo a Licata io. Quindi da Licata a Roma, un grande passo, un grandissimo passo. E lì ho creduto veramente di essere arrivato. Ma non è stato così. Un calciatore noi lo immaginiamo pieno di soldi, aiutami tu, di macchine, voglia, macchinoni. Voglia. Quante macchine avevi? Donne, macchine, soldi. Bella vita, è così. Belle persone. Tu hai vissuto queste cose? Ville, case, cose preziose? No, ho vissuto per una quindicina d'anni. Così? Sì. Era bello? Eh sì, è bella vita. E poi che è successo? Perché queste stelle sono diventate... Mi sono fatto male, mi hanno riscontrato una cosa per un'altra, ho passato un anno incredibile perché passavo per malato immaginario. Malato immaginario? Sì. Non ti credevano? No. Pensavano che non avevo niente, che avevo fatto i soldi. E che, no, che facessi capricci? Carattere, sì, e che non volevo più fare il professionista. E ho fatto 7 mesi e mezzo di ritiro a Roma. Quando ero con la Lazio, ero sempre fra medici e campo, ho fatto un anno così. E poi però tu, poi quando hanno capito, quando si è capito che dicevi la verità? L'hanno capito quando sono andato a Messina, perché poi dalla Lazio sono andato a Messina e ho trovato mio cugino, l'altro più famoso. Totò Schillaci, quello di Notti Magiche, per ricordarci. Quello di Italia 90. Quello di Italia 90. E lì mi hanno detto quello che avevo lo scafoide in negros. Sai, scusa, visto che hai citato Totò Schillaci, che conosciamo tutti, no? Abbiamo esultato, gioito con lui per questa grande vittoria. Ho anche sentito... Da... Anche tu? Certo. Sono un italiano, mio cugino, siamo figli di lo stesso sangue. Anche io ero contento quando lui faceva quei gol in nazionale. Sai che c'è una cosa che ho letto da qualche parte, ho sentito. Qualcuno che diceva che tu sei... Eri più bravo di Totò. Io lo lascio dire sempre agli altri, io non l'ho mai detto. Senti Maurizio, ma da tutto questo mondo pieno di luccicante, no? Il mondo è tuo, tu ti hai raccontato di tutto a portata di mano, poi che succede? Vivevi nelle ville, nel lusso, le macchine, le donne, c'era tutto questo. Oggi dove vivi? Se ti chiedessi dove vivi? In mezzo alla strada. Chi mi ospita di qua, un mese qui, un mese là, ho trovato una stanza che ci stanno buttando fuori, un palazzo occupato al centro di Palermo. Il mondo direbbe... Io sono sempre con un piede dentro e con un piede fuori, non ci sono mai con tutti e due i piedi dentro una casa.
Un mondo come ti, il mondo ti chiamerebbe senza tetto, barbone, clochard, come... Clochard miliardario mi hanno chiamato. Come ci sei finito? Non per mia scelta, giustamente. Non riesco a trovare lavoro, perché ho avuto problemi di droga pesante, quando ho smesso di giocare, un po' per colpa mia. E quindi mi sono ritrovato in questa situazione assurda, cosa che io non pensavo mai di arrivare a questo. Ho imparato l'arte di arrangiarmi, cosa che io non conoscevo completamente. Ho vissuto nei treni per 2 anni. Nei treni, sì. Non quelli che viaggiano, quelli fermi, che sono quelli della rimessa, dove che li lavano, dove che li aggiustano. Sono treni fermi da 2-3 anni là, sempre fermi. Fortunatamente c'erano delle persone che mi conoscevano, che mi vogliono bene tuttora e che mi hanno dato una mano. Ma tutto il giorno che fa una persona che vive per strada? Come lo passa il giorno, la giornata? È una brutta cosa. Tutto questo che sto facendo, io ho fatto un film documentario fuori gioco, ho fatto un libro, insomma sono andato a destra e a sinistra, tutto per trovare un lavoro. Siccome io non ho mai lavorato, ho sempre giocato a calcio, perché scuola non è che io non ne ho scuola. Io ho fatto le medie e poi non ci sono andato più. Adesso mi ritrovo, io non so, sicuramente è perché ho questo marchio, perché ho avuto problemi di droga, magari la gente pensa sempre che io faccio sempre uso di droghe pesanti. Senti, ma essere qui davanti a tutti questi ragazzi e davanti un po' a tutti, a chiedere, questa revolution si chiama Pregate per me, no? So, com'è per te? Cioè, qual è la preghiera che vorresti, quella di cui hai bisogno? Quella di trovare un lavoro. E pregare per i ragazzi che stanno peggio di me, perché ne conosco tanti che stanno in mezzo alla strada. Preghi Dio, preghi gli uomini. Sono invisibili, sono loro. No, a chi la rivolgi questa tua preghiera? A Dio. A chi la devo rivolgere? Solo Lui ci può aiutare, visto che non ci aiuta nessuno. Guardo i nostri ragazzi che guardano, che sono dentro la tua storia, completamente direi, Iris. Io volevo sapere una cosa, lei ha passato un periodo di 15 anni con macchine, donne, bella vita. Anche di più forse. Ah, mi... ok. Sì. E, volevo sapere, in questo periodo in cui aveva tutto, ha mai sentito la solitudine? Quando uno ha tutto, in genere ci vivo con la solitudine. Guarda, non ti nascondo che ogni tanto mi manca, perché ormai ci sono abituato. Ma la vivevi anche quando eri lì, in mezzo a questo mondo? No, quando ero in quel mondo è tutta un'altra cosa. Non c'è la solitudine. Non esiste in quel mondo, no, lì? No. Quando sei al massimo? No, lì non l'ho conosciuta, adesso la sto conoscendo. E i suoi colleghi, quelli che ancora continuano a fare la bella vita, le hanno attestato solidarietà? Hanno cercato di aiutarmi, però devo dire onestamente che non ho visto a nessuno. Cioè amici, qualcuno che... Amici, ne ho pochissimi. Quelli che ho magari sono io che non mi faccio sentire perché, non lo so, magari mi sembra male. Dario. Vorrei sapere qual è stato il suo errore più grande che ha commesso. Il mio errore, così, il più grande, e ce ne sono tanti che ho fatto. Il più grande... Che se tornasse indietro non rifarei. Non rifarei tante cose io. Purtroppo io sono nato in una borgata. I miei amici sono sempre stati quelli di prima. Non è che io poi sono diventato che guadagnavo 23-25 milioni al mese. Non è che andavo a cercare le persone ricche. Sempre le stesse persone vedevo dopo. Purtroppo ho trovato persone che erano tutti fatti, tutti in galera, chi è morta, chi è morto. E io mi sentivo di aiutarli. Aiutando, è andato a finire che mi sono impostato pure io. Simone? Salve. Io vorrei chiederle, lei ha girato molte città, ha giocato in molte squadre. Da un punto di vista umano, qual è stata l'esperienza che le ha dato più soddisfazione, come anche accoglienza del pubblico o come riconoscimenti anche a fine carriera? Tutti gli allenatori si sono sempre messi a mia disposizione, cominciando da Fascetti, che è stato veramente carino con me, e Zeman, che non me lo posso dimenticare.
perché lui è una persona veramente brava, c'ha cuore, parla assai, cose che dicono gli altri, dice che è muto, il muto, ma non è vero, perché sa parlare pure il dialetto palermitano, e te lo posso dire io, cioè a ridere, tutto il pullman a ridere, basta che spieghiamo una parola, sì, una parola, una sola parola in dialetto palermitano, cioè è una persona sensibile, preparatissima, come lui non ne ho mai conosciuti. Dito di sì, Maurizio, hai detto che Zeman per te è stato un padre. Sì. Io mi ero conservata una frase che Zeman ha detto, tra le tante, perché ha parlato di te, e diceva, gli auguro oggi di riuscire in un'altra ripartenza, una di quelle in cui era bravissimo e nessuno riusciva a stargli dietro. Per Zeman tu sei quello delle ripartenze, nessuno riusciva a farcela con te. Oggi è possibile per te pensare a una ripartenza? Potresti? Spero che mi sta sentendo, io ci sono riuscito comunque. Non è stato fischiato il fine partita, ancora non è... Non c'è, non siamo ancora alla fine della partita per te? No. Come fai ancora a crederci? Perché ci devo credere. C'era Davide con la cravatta rossa che voleva intervenire. Nei momenti di disperazione più estrema, lei ha qualche cosa a cui aggrapparsi, come per esempio Dio o anche la preghiera? A Dio mi sono aggrappato, è alla mia solitudine. A chi mi dovevo aggrappare? Ai tossici, gente che si faceva? Quello che ho fatto l'ho fatto. È andata. Maurizio, tu hai due figlie? Sì. Due figlie. Due belle figlie. Com'è la tua vita con loro? Non va bene. Non va bene perché non li vedo più da un bel po'. Con una mi sento ogni tanto per telefono, mi mando un messaggino, con l'altra non la vedo da una quindicina d'anni. Ma io li amo sempre lo stesso a tutte e due. Ti mancano? Sì. Le capisci? Non lo so questo, non lo so. Se capiterà un giorno che li vedrò e ci parlerò, un'altra volta te lo dirò. Non lo so, non te lo so dire. Io l'ho fatto per non metterli in mezzo ai miei problemi, perché quando è successo io facevo uso di eroina, cocaina, ho voluto metterli da parte, nel senso mi faccio la mia vita o si fa la sua vita. Cosa devo andare a dire? Che dormivo in mezzo alla strada e mi facevo? Questo io devo andare a dire? Ho preferito prendere questa strada. Chiara? Non è una domanda troppo indiscreta, le volevo chiedere, nel momento del periodo del suo buio, la sua famiglia non ha avuto l'appoggio della sua famiglia? Io con la mia famiglia ho avuto sempre un rapporto un po' particolare, perché ho sempre fatto di testa mia, perché mia mamma è morta quando avevo 3 anni, quindi neanche me la ricordo. Mio papà vendeva il pesce, si alzava la mattina alle 3 del mattino e veniva la sera. Quindi mi sono ritrovato con la mia matrigna che non è che andavamo d'accordo, e quindi ho vissuto sempre con mia nonna. Con mia nonna a un certo punto facevo quello che volevo io, come l'ho sempre fatto. Ho sempre fatto di testa mia, sarò un po' istintivo e lo sono, forse qualche sbaglio l'ho fatto anche per questo. Provo una grande commozione comunque nel sentire la sua storia. Secondo te, Chiara, è possibile una ripartenza? È sempre possibile? È difficile, però volere è potere. E io credo tanto in Dio, quindi penso che magari con la preghiera possa cambiare veramente qualcosa, non so. E mi sono messo nelle sue mani adesso. Cosa ti meriti? Cosa ti meriti da questa vita ancora? Non cerco altro che un lavoro, credi. E levarmi di mezzo alla strada, fare la colletta e vedere anche i miei figli. Berardino? Non pensa che forse i suoi figli l'accetterebbero proprio in questo momento, dove ha abbandonato tutte le superficialità ed è tornato veramente una persona umana? Non lo so.
Non te lo so dire. Non vorrei che la sua solitudine sia un'area, una zona di libertà che si è creata, una campana di vetro. Può essere pure, ma io non te lo so dire. Se prima non ci parlo con i miei figli, non te lo so dire, non ti so rispondere. Però, scusate, Maurizio, quello, Bernardino dice, cioè tu dici che la strada ti ha fatto essere più umano, più vero, cioè... Lui ha raccontato una carriera e un periodo di vita che comunque anche abbastanza frivolo, se vogliamo, sotto un certo punto di vista. No, rispetto agli altri sono sempre stato in paradiso, perché magari gli altri non hanno avuto la possibilità che ho avuto io, nel senso che qualcuno mi aiuta con il mangiare, con qualche indumento, con qualche carta da 100, da 50 euro, perché ecco, magari sono conosciuto, hai capito? Nelson, volevi dire una cosa? Brevemente, sì. Dicono che il calcio è una scuola di vita, però poi alla vita non ti prepara in pieno, perché come vede anche nel suo caso, a me viene in mente per esempio Guglielmo Stendardo, un calciatore che mentre giocava per la Lazio si è laureato in giurisprudenza per essere preparato poi... Io non ho avuto questa fortuna, Gioia, io a scuola non ci sono andato. Quindi il calcio come scuola di vita, quello che diceva Nelson, non funziona? Non ha funzionato con me. Perché non ha funzionato? Perché? Perché mi sono fatto male. Per tutto quello che ci hai raccontato. Se non mi faceva male non stavamo qua a parlarne. Maurizio, tu ci credi ancora che puoi essere ancora quello della ripartenza? Certo. Quello di ripartenza che nessuno lo acchiappa se comincia ad andare? Certo. Ci credi ancora? Certo. Perché dobbiamo pregare? Sennò sarei morto. Eh? Un morto sarebbe che cammina. Se non ci credessi. Pregate per me, dice Maurizio Schillaci, ex calciatore. Ancora un po' calciatore? No. Se credi alla ripartenza? In un altro modo. Perché riesco a trovare un lavoro? Sì. Lo scrivo io, Maurizio? Scrivo tu. Perché riesca. È una. A trovare. Un lavoro. È una preghiera per quei ragazzi che sono invisibili. Per i ragazzi invisibili. Che sono peggio di me. Invisibili. E posso fare mia. Posso aggiungere una cosa io? Per ogni ripartenza. E questo è per tutti. Maurizio, grazie. Grazie ragazzi, grazie per questa Revolution, per la tua storia. Grazie a voi. Alle 19:35 torniamo, grazie a te.